Dottor Rocco Sclafani, qual è lo stato dell'arte dello shock cardiogeno? Allora, lo stato dell'arte è arrivato ad un livello molto alto, nel senso che la capacità diagnostica e terapeutica sono cresciute nel corso degli ultimi anni notevolissimamente. Se riusciamo a trattare molti più malati, stiamo impegnandoci per modificare anche la mortalità di questi malati, che nonostante tutti i nostri sforzi continua a essere molto alta. Le terapie stanno diventando sempre più complesse e sempre più individualizzate, ci aspettiamo che da questo ne venga fuori un miglioramento della prognosi di questi malati, che al momento è ancora purtroppo spesso infausta. Come intervenire in situazioni di shock? Allora, l'intervento è sempre multidisciplinare e multifattoriale, nel senso che deve essere gestita correttamente sia la fase medica che la fase interventistica. La fase medica ormai ha a disposizione una serie enorme di farmaci che devono essere somministrati correttamente nel tempo giusto e contemporaneamente, perché le due cose non si escludono a vicenda, deve essere pensata anche l'impianto e l'utilizzazione corretta dei sistemi di assistenza ventricolare sinistra, che sicuramente possono aiutare questi malati nelle fasi più critiche della parte terapeutica. La sinergia fra queste due attività speriamo che ci, ripeto, conduca ad un miglioramento della prognosi di questi malati.